Buongiorno così con Fitvia. Buongiorno da subito perché oggi mi rode particolarmente. Perché quando parlo 3000 volte di Alpro o 3000 volte di non lo so, qualsiasi altro brand che non sia Fitvia Natural Mojo, tutto a posto, nel senso si vede che sono cose che uso veramente tutti i giorni e che adoro e nessuno dice ah. Quando si tratta di Fitvia Natural Mojo, che non sono vlog sponsorizzati, non mi danno una lira, e si vede che sono prodotti che uso comunque tutti i giorni, sempre, mi piacciono, lì il putiferio. E mi viene espressamente chiesto di nascondere dalla mia vita, dai vlog giornalieri, queste cose, anche se sono vere, anche se sono la realtà, anche se non vengo pagata, nessuno mi chiede di farlo vedere nei vlog, è una scelta mia perché condivido la mia vita. Mi viene richiesto di nascondere questa parte della mia vita, quindi io adesso non dovrei riprendere come non ho ripreso stamattina che ho mangiato una barretta Fitvia, perché adesso è quasi mezzogiorno, però non ho fatto colazione, appunto sono uscita con una barretta alle 8 di mattina e quindi sto facendo una late breakfast con il latte Alpro e i muesli Fitvia, e questa è la realtà delle cose. Le mie giornate sono così, io condivido per ottobre le giornate quotidianamente, quindi possiamo andare avanti. Se non vi piace Fitvia, se non vi piace Natural Mojo, quello che è, amen. Cioè anche a me non mi piacciono tante cose, che però spesso in un vlog capitano di persone che seguo mi piacciono tanto, magari fa vedere una marca o fa vedere che si compra, che ne so, tantissime cose in pelle in un haul, non mi piace, però comunque mi piace la YouTuber, mi piace il genere di video e quindi lo guardo. Semplicemente so che non lo comprerò mai un giacchetto di pelle vera semplice, cioè non li vado a dire non far vedere il giacchetto di pelle vera, però perché non mi piace, cioè perché dovrebbe nascondere una cosa, no. Quindi ragazzi, cioè se non vi piace, se non vi piacciono i brand che utilizzo nella mia vita quotidiana, non so che dirvi, ma di certo quello che voglio dirvi è che io non cambio, perché mi faccio troppe pippe mentali ogni volta e non è fattibile. Cioè poi che devo fare? Cioè devo nascondere delle... Ma nemmeno di parlarne troppo, perché cioè mi scoccia semplicemente l'idea di chiedermi di non far vedere quello che fai durante la giornata, perché non mi piacciono quei brand, sono stufa, sono stanca di vederli. Non è un problema mio, perché a me piacciono, li uso giornalmente, faccio i vlog giornalieri in questo mese, quindi si vedono e si vedranno, ragazzi. C'è tutto un altro discorso di gente che non li usa, li fa pubblicità soltanto per far pubblicità e in realtà non li ha nemmeno aperti tanti prodotti, amen. Non mi riguarda, cioè capite che non mi riguarda, quelli sono loro, io faccio il mio, quindi non esiste che sono io che mi devo stare zitta e non devo far vedere quello che uso durante il giorno. Buongiorno così, un buongiorno molto attivo, che poi sono veramente nera perché ho fatto anche una fila immensa all'università, all'Unicredit in banca, per pagare 10 euro di bollettino di verifica dei requisiti. Cioè c'era uno sportello aperto, uno, studenti, file di studenti in fila, ci hanno fatto poi passare da un'altra parte perché c'era un ragazzo in fila, cioè no, in fila allo sportello da mezz'ora. Io non so che operazione stessi facendo, ma tu puoi stare allo sportello mezz'ora per un pagamento universitario? A parte ciò, io adesso mi metto ad editare, qui davanti a voi c'è il computer, il vlog, sì, ciao, il video che deve andare online oggi con Kevin, dove ci siamo ammazzati dalle risate, e che abbiamo registrato ieri sera, e quindi avete visto sicuramente anche il vlog di ieri, se non l'avete visto lo lascio qui, il vlog di ieri con Kevin a cena, che era rimasto, e quindi abbiamo fatto, vabbè, un video un po' extra. Quindi adesso mi metto ad editarlo, vediamo un po', ah ok, e ci vediamo più tardi con un ospite. Hola, sono arrivata qui per uccidere i vostri mariti. Oggi vi devo far vedere come sono vestita, perché sono molto proud del mio outfit, ma così non si capisce. Cioè tipo un po' too much effettivamente. No, è molto NYX professional made. Sì, infatti sembra che sto andando a lavoro, invece oggi non lavoro, cioè non ho altro lavoro. Per dire, esatto, sono venuta gente. Esatto, sono nella mia fase early queen. Sentite ragazzi, voi non siete pronti per il video che sta montando Eleonora, e nemmeno io in realtà. Erika è veramente, veramente... Nemmeno io e Kevin eravamo pronti oggettivamente. Come amo? Che stavi a cantare? I want to eat. Ricantala. No, I want to eat. I want to eat.
a mangiare, abbiamo famissima. Cioè, io sto morendo di fame. We're going to eat like a vitello. No, like vitellos. Vitellos, è vero. Eleonora, perché tutti questi prodotti Fitvia? Deborah, la smetti di parlare sempre dei bollini? Bollini! Sei pesante dopo un po', anche perché si vede che sei stata sponsorizzata dal Carrefour. Certo. Raga, ma questi bollini sono enormi, io me li aspettavo più piccoli. Cioè, che non sono questi bollini, però per me sì. No, per me rappresentano i bollini. Esatto. Te stavo mettendo già una casa. Una botta qua, una botta di là. E usciamo dal parcheggio. Mi sono messa Eco Park, un rossetto rigo del quale vi parlo spesso nei vlog, di Colourpop. E questo non è No Transfer, è un po' tipo liquid suede. Però mi piace molto. Oh, l'applicatore è piccolissimo, mi piace un sacco, stranamente. Anche a me piacciono molto quelli di Colourpop. Gli applicatori. Anche perché i rossetti liquidi non tutti sono buoni, purtroppo. Invece Deborah oggi ha un colore insolito, che nel senso sì, non la vedo quasi vero. Mai indossare una roba simile. No, ho Roses di Nabla, mi piace un sacco. Su di te è così? Sì, e mi piace proprio tanto. Hai era bello. Un bel po' che non lo mettevo. È vero, io dovrei riprovarlo adesso da Mora. E stiamo andando a pranzo in un posto, in uno dei nostri posti preferiti qua a Roma. Yes. E si chiama Vintro, quindi vi portiamo con noi, forse l'avrete già visto da qualche parte. Non so ancora se farò no, non è aperitivo. Aperipranzo, tipo. Aperipranzo a 10 euro, oppure se mangerò qualcosa dal menù, perché dovrebbe esserci anche il menù nuovo. Perché davvero? È da un sacco che non andiamo noi. Oh. E Carolina mi ha detto che c'è il menù nuovo, è già da un po' me l'ha detto, okay. E che ha anche alzato leggermente i prezzi dei prodotti singoli. Io penso che farò per il pranzo perché ho tanta fame e soprattutto se prendo i prodotti singoli spendo il triplo. Sì. Quindi sono in modalità risparmio. T-Rex. Ma è qua? Sì. Sì, sì, è qua, è qua, è qua, è qua, è qua. È qua, è qua, è qua, è qua. Baci stellari a tutti, noi adesso siamo alla ricerca del parcheggio perfetto. Che non ci che sarà non mai. Non ci sarà mai. Dai, ora qua, metti una freccia. No, stronzi. Yes, abbiamo trovato un park. Oddio, montagne russe, ragazzi, è gratis. Yeah. Yummy, yummy. Io sì, un botto, ma io sono stanca da ieri che non ho dormito abbastanza. E adesso siamo uscite da Vintro, ci siamo fatti questo aperitivo alla fine. Io sono distrutta, comunque sono struccata, non so se si vede, a parte il rossetto mi piace da morire. Poi non so, mi sembra che ingrandisca le labbra, mi piace tantissimo. E l'ho messo bene. Fate passare! Non fate arrabbiare Deborah, raga, non fatela arrabbiare. E ho fatto il vabbè le sopracciglia di ieri sera. Marilli? No, no, ho fatto le sopracciglia e poi la mascara. Ma che bellezza. Adesso stiamo andando a fare una cosa super super important, che sono le unghie. Adesso dobbiamo andare da Krista. And we're gonna do our nails. In realtà solo lei se le fa, io pure le voglio fare. Io non so quando c'è l'appuntamento, però io lo so. Ti manca poco. E quindi devo fare le unghie. Raga, No. Oddio, allora raga, ultimamente sto vedendo certi gnam. Mamma mia, gnam stile di vita qua a Roma, certi gnammi. Comunque veramente noi siamo un po' fuori dai binari oggi. Penso che questa giornata potrà andare meglio e dobbiamo girare un video oggi insieme. È tutto ciò. Se Dio vorrà. Mamma, quindi non so, non so come arriveremo a girarlo, sinceramente. È uscito adesso anche il video sì, praticamente è uscito adesso. Sì, è uscito il video del Get Ready With Us sul canale di Deborah. Quindi vi lasceremo anche quello lì in the info box o in giro per l'Italia. In giro per l'Italia, in tour. Ci sono certe strade che mi mettono la paura. Questa strada la facevo? Infatti questa non l'abbiamo mai fatta. Io questa la facevo a piedi quando si entrava alle 9 a scuola, perché la mia scuola sta tipo qua dietro, e quando già stavo con P andavamo insieme a un bar che sta là sfigatissimo, e
e poi andavamo a scuola a piedi. Ci sentivamo così magri e felici. Che carini. Effettivamente eravamo magri e felici, ora siamo solo felici. Beh, ma la magrezza non fa la felicità. È la felicità che fa la magrezza. E vabbè, okay, ragazzi, con queste perle di pinna. Che cazzo sono le perle di pinna? Ragazzi, lei non sa che sono le perle di pinna. Io non ho parole, vabbè. Oh, e quindi stiamo andando a farci le unghie. Voglio fare una mano diversa dall'altra. Questo trend che poi ho visto in giro, con nessuno che mi ha accreditata, eh. Vabbè, raga, I can't. Comunque, parola del mese, I can't. La mia è I can't, che non è una parola, sono due, parla tre. Però è un modo di dire. Fateci sapere, domanda del giorno, la vostra parola del mese. Credit to Carolina. Credit to Carolina Magdalena. Oppure la vostra frase del mese, o il vostro motto, il modo di dire, insomma, come volete. E perché ad esempio quella di Carolina che ci ha detta ieri sera, ci ha proposto questo quiz. Bah. Perché in effetti certa gente ti fa proprio di bah. Quella di Kevin qual era? Muerto e defunto? No, quella di Kevin è morta. Morta? Morto. Morto. Un po' alla Ale Hilton. Morto. La mia è una bestemmia, però non la posso dire. Quindi ho deciso che la mia nuova parola del mese. Amo, se la dicevi, cioè stai fuori dal Jeff VIP, poi fai tu. Infatti io non voglio uscire. Ma lo sai che sono uscite due persone perché hanno bestemmiato? E sembra che abbia bestemmiato un'altra persona. Pure Onestini. Ma alla fine è uscito pure il secondo che aveva bestemmiato. Sì, quello che è impastato, quello di Colorado. Ah, quello simpatico. Quello che piaceva tanto a Kevin. E infatti chi l'ha tirato. E vabbè. Quindi, oh raga, oddio, aiuto, non so come farmi le unghie. Cioè, sono proprio andata, alla fine sono andata impreparatissima. Ciao! Quella è la faccia di Crystal quando mi odia che la sto riprendendo. Sì, effettivamente. Ecco. Fai vedere le tue unghie, Cri, quelle di questo mese. Ok. Guardate che gioielli che si è messa, cioè adoro. Mi sono indiamantata tutta. Adesso Deborah sta prendendo l'appuntamento per le sue unghiette. Io invece sto pensando a cosa farmi delle mie. Ragazze, ho fatto le ungette, come dice Deborah. Ungette! Una zanzara! Ma guarda che è periodissimo, eh. Allora, questa è una mano. Ho fatto qui lo sfumato da nero a brillantinato mezzo colorato, mezzo argenteo. Qui la base è opaca con le gocciolone lucide e brillantinate. Scusate, ma questa è la guida di Deborah. Poi questa parte qui, questa unghia qui è super super black. Questa qui è super super glitterata, quindi i due opposti. Questa qui invece è come l'altra, però la parte sotto non è opaca, non è mattificata. Quindi questa è una mano. E questa qui, parlando di opposti, è l'altra. Quindi completamente differente. Praticamente questa è la versione buona, questa è la mano buona versus la mano cattiva dell'altra. Adesso che arriviamo all'ombra vi faccio vedere un po' meglio i colori. Comunque queste qui si basano praticamente su un oro molto chiaro e freddo e il beige, e poi lo stesso concetto su tutte le dita, quindi sfumato, opaco e gocce brillantinate, tutto beige, tutto dorato, e questa qui con le gocce e sottolucida. Adesso siamo in mezzo al cazzo. Sì, in mezzo a una strada dove dobbiamo un po' muoverci con prudenza perché ci sono i lavori. Comunque stiamo tornando da me e devo pubblicare il video e dopo andiamo alla ricerca. A forte, dopo andiamo forte alla ricerca del vestito di Halloween perfetto. Più che altro devo capire un po' di che cosa voglio vestirmi, e deve essere un trucco che io poi posso realizzare vestendomi, lavandomi e truccandomi in un'ora, quindi nemmeno quello normale, cioè è esattamente il tempo che ci metto la mattina per andare all'università, tranne oggi che ci ho messo 5 minuti perché andavano a truccarmi. Comunque mamma mia, abbiamo una pelle grassissima. Sì, è vero, io mi sto guardando allo specchio, che schifo. Una giornata in macchina di Deb. Mamma mia, veramente il vlog in macchina. Allora, ragazzi e ragazze, cosa è successo?
tutto. Non fa niente. In realtà purtroppo. Niente. Cioè, non ho trovato nulla che mi piacesse a parte di Roma per il mio vestito. Quindi adesso, siccome ho in mente finalmente un personaggio, più o meno oggi siamo arrivati a una conclusione. Yes. Un personaggio in un determinato stile, che forse è un trucco che riuscirei a fare in un'ora. Sì, e... secondo me ce la fai tranquillamente. Eccola, anche perché ho parlato. Ok, eccola, vabbè, e via. E quindi non ce la farò. No, vabbè, penso di sì. Però manca il vestito. Ma che scarpe ci metto sotto? Beh, le scarpe, io pure metto delle scarpe normali. A caso, a casaccio. Tutti gli accessori. Devo fare anche sicuramente almeno una prova make-up. Devo pensare a tutti i trucchi da utilizzare. Io anche voglio fare la prova. E vabbè, ragazzi, poi vedrete un po' come mi sarà andata, perché ci sarete anche voi il 26 con noi, che è il giorno in cui ci sarà questo mega party di Halloween. Fatemi sapere anche come festeggerete voi, se andate a ballare di solito. Io sono andata una volta nella mia vita fuori ad Halloween, proprio la sera del 31, fuori in un locale. Io e... la mia è stata tremenda. Allora, praticamente c'era questa cover band di Lady Gaga che mi è piaciuta da morire, però era alla Fiera di Roma. Ok. E... vecchia, l'Eur. No, no. Dove sta il quartiere fieristico di Roma? Ok, è più vicino. Sì, abbastanza, sì, lontanuccio. Quindi non vi dico per arrivarci di qua di là, stratruccati, proprio ci eravamo vestiti tutti, io mi ero truccata a pop art. Era un sacco di anni fa, mamma mia. E niente, è successo che arriviamo lì, doveva essere un mega party, raga. Vi giuro, non c'era nessuno. No, veramente? Sì. Tant'è che ci hanno guardato e hanno detto pure, vabbè, dai, entra, cioè senza non pagare il biglietto, entrate. No, dai, poverini, ma quando succedono queste cose mi viene troppo da piangere. No, vi giuro, però una cosa tremenda. E poi, non so se era l'anno, cioè l'estate in cui ho conosciuto Nicola o quella prima. Sì, quella prima. Oh. Però mi ricordo che c'era Vine. E mi ricordo che dal bagno avevo fatto tipo dei Vine allo specchio. Sì, truccata pop art con sotto le canzoni, forse era i 30 Seconds to Mars. Io non ho mai avuto Vine. Non hai mai avuto Vine? Mai avuto Vine. Sei stata una Vine Queen, girl. Una Vine Queen. Ti ci vedo. Invece la tua esperienza? Allora, io non mi ricordo bene, credo di non aver fatto mai grandi cose, forse giusto cene con gli amici e vedere film horror. L'unica volta che ho deciso di fare qualcosa è stato il motivo per cui io non sono più andata a ballare. Davvero? Era la festa di Halloween del Cube, che è tipo la peggio discoteca di Roma. Sì. È proprio la più bora. Sì, è molto coatta, c'è brutta gente molto spesso, non sempre, però comunque. Soprattutto quando eravamo piccole io, noi. Esatto. C'erano i ragazzini piccoli, che erano quelli dell'età mia, e c'erano quelli grandi che facevano i porci con i ragazzini piccoli. E mi ricordo che c'è stata una scena bruttissima di due ragazzi che si trasportavano via una ragazza ubriaca. Madonna. Tutti uomini che ci facevano gesti brutti. E non siamo mai entrate a quella festa, non ci siamo mai entrate. E da quel momento io non sono più voluta andare a ballare. E alla fine abbiamo fatto tipo un pigiama party a casa di, bella, io di una ragazza. No, invece io, eh? No, dico bella io di profilo tutto questo tempo. E no, io invece mi ricordo una volta, ero alle medie, avevamo fatto questa cena a casa di un amico, che per guardare un film horror che era tipo Scream 2. Okay. E raga, io non ce la posso fare con i film horror, mettono troppa paura. Horror, splatter. Ma come fai? Sono bellissimi. Tutti quanti, cioè non riesco nemmeno a vedere la parodia di Scream. Screams, come si chiamava? Ma come lo so? Come si chiamava quello della parodia? Sì, quelli tipo, come cazzo si chiamavano? Boh, forse si chiamava quello Scream. No, Scream, c'è il film normale e la serie TV, che tra l'altro è bellissima. Ah, ma no, ma non era Scream, scusate, era The Ring 2. Sì. Va, dai, amore, lo sapevo che avresti preso paura in giro, perché tutti quanti dicono che non fa paura. A me faceva paurissima, ragazzi, paurissima. Paurissima, mi fa schifo tutto, mi fa paura tutto, quindi... Amore, male male, calcola che in realtà io sono... A me piace l'Halloween americano. Sì. Coniglietta sexy, diavoletta e angioletta, ecco qua. No, io invece sto in fissa e calcolate che mi sono vista tutta la saga di Saw
6-7 volte. Cioè io impazzita, ma da sola a casa io a vedermi tutti i film horror. Adesso ho perso l'abitudine e un po' anche l'interesse, perché alla fine mi ero talmente abituata che non mi faceva paura niente e mi annoiava. Però ho visto l'altro giorno un film che non era proprio horror, thriller, tratto sempre da un romanzo di Stephen King, un sacco figo su Netflix, ma non mi ricordo come si chiama. Però bellissimo. Quindi andate a cercare così. Sì, al... è uscito da poco. Ah, il gioco di... il gioco di Gertrude. Ma quanto è fregno Jerome! Ah, su Gotham. Sì, niente. Sono fissa con tutto. Io pure devo recuperare Gotham. Io sto indietrissimo con un sacco di serie, tipo, infatti adesso dico a Nicola se stasera gli va di recuperare This Is Us, l'ultima puntata che è uscita. Ah, abbiamo visto, credo, le... devo vedere. Ancora... beh, siamo alla seconda stagione, abbiamo visto le prime due, però è uscita già la terza puntata e dobbiamo vedere. Mi piace troppo quel telefilm, cioè, un sacco... oh, non c'è una puntata dove io non finisco a piagne! Proprio bello. A piagne e bagnata con le lacrime. Ma veramente? Sì, vabbè, a me piango però al collegio, cioè ieri sera piango. Vabbè, ma io piango per i film dei supereroi, io con Iron Man piango, cioè. A me piango con le pubblicità delle Apple, con C'è posta per te. Vabbè, c'è posta per te. Perché le pubblicità della Apple? Che sei emozionanti, te fanno. Cioè, so proprio. Cioè, questa manco io, raghi. No, ci sono alcune pubblicità veramente emozionanti. Poi se te le guardi quelle estese, non quelle che fanno in TV. Però quelle pubblicità, cioè lo spot esteso. È veramente bello. Voglio cercare di piangere con una pubblicità dell'Apple dopo oggi. È l'unica cosa che mi... perché io veramente sì, mi prendo in giro per tutti. Tutto. Perché piango sempre. Se voi chiedete al mio fidanzato, cioè lui ormai quando piango nemmeno si dice, mi fa, ma la smetti. Piango sempre e sono ridicola. Perché al cinema a volte si vergogna. Ecco, abbiamo chiamato. Ah, Kevin, Paola. Pronto Paola? Amo. Che succede? Sì. Sì. Ragazzi, è sera, ho pubblicato il video, che video? Ah, quello con Kevin. Beh, sto fuori. Quello con Kevin, ho pubblicato il vlog di ieri. Nicola sta per tornare dalla palestra, penso che stia veramente uscendo adesso. Prima abbiamo avuto un problema con lo scaldabagno, ovvero l'abbiamo acceso, cioè ogni volta che lo accendiamo salta tutta la luce in casa. Che gioia, ma come concludere una giornata se non così? E quindi non ci possiamo fare la doccia, lui se la fa in palestra e mi laverò con l'acqua fredda, ma non i capelli, perché cioè non si può, cioè i capelli con l'acqua fredda no, quindi non lo so, adesso però quando torno proveremo a riaccenderlo, altrimenti è un problema. Comunque stavo ripensando a stamattina, quando mi sono un po' girata, perché in realtà io non ho il distacco adatto a non farti, cioè a fregartene di tutto e di tutti i commenti che cioè a me piace comunque spiegarmi, mi piace che anche rispondere, certo non all'offese, comunque erano sempre commenti di critica, aspettate che levo il volume, che però proprio non condivido, quindi vi parlo come parlerei a una mia amica che mi trovo di fronte e dico, ma perché? Ma che stai dicendo? Cioè scusami, capito? Quindi magari posso essere sembrata arrabbiata, ma a parte che mi sono svegliata un po' così, no? Poi all'Unicredit stamattina, simpaticissimo il signore che mi ha servito, però non volevo essere, cioè non ce l'ho con voi, non ce l'avevo con nessuno in particolare, mi dispiace se è sembrato il contrario, però vi ripeto, è che non ho questa distanza, no? Cioè, proprio me la prendo. Cioè, me la prendo pure se Kevin magari mi dice qualcosa, io dico qualcosa a Deborah di che lei se la prende, lei se la prende con me, ragazzi. Quindi io me l'ho ripresa con voi come voi l'avete ripresa con me. Quindi, vabbè, ragazzi, queste sono le unghie, le ho fatte vedere a Nicola. E adesso metterò un sondaggio qui in alto, perché la domanda del giorno già ve l'ho fatta. Oh, eccolo! E per chiedervi quale mano vi piace di più? Quella buona. Diciamo questa è la mano da buona, il mio lato buono del mio carattere. La mano cattiva, questo è il lato cattivo del mio carattere. Oppure se non sapete scegliere perché vi piacciono tutte e due. Ciao Nerin, come è andata in palestra? Vabbè, andiamo a leggere qualche commento al video, proprio i primi, perché l'ho pubblicato da nemmeno 5 minuti. Vediamo un po'. Allora, io comunque non so voi, ma ho un serio problema con i
l'iPhone, Instagram, alcune applicazioni, ma soprattutto Instagram. Ciao, Blondino. Da quando ho fatto l'aggiornamento sull'iPhone 6. Cioè, non si può. Non si può. Allora, ieri, nel video di ieri, che è uscito da 5 minuti, Eleonora scrive, finalmente, quindi ciao Eleonora Cindy che stava aspettando il vlog. Maria lascia dei cuoricini. Poi Eva Dorini ci scrive, stavo aggiornando continuamente YouTube perché non vedevo l'ora che uscisse il vlog. Grazie per tenermi sempre compagnia e comunque l'inizio del vlog adoro. Kevin, un makeup artist inside proprio. No vabbè ragazzi, stavo morendo quando abbiamo girato quel video. Che bella la maglietta, dove l'hai presa? Nel video di October Day 16, quindi il giorno 16. La maglietta che vedo dall'anteprima, quella con la rosa, l'ho presa su Oshin o Rom, quindi sicuramente l'avrete vista in un haul, credo. Ciao Blanchini. Ma c'è uno che si chiama Lorenzo Nanni. Nanni? Mi ha scritto torna bionda in maiuscolo. Tipo, io me lo immagino torna bionda, così, capito? In maiuscolo. La mia scaletta di uomini e donne è Sabrina, Mattina, che credo voglia dire Mattia, Alex, Paolo, anche se i droni di quest'anno sono un po' noiosi, vero? Allora, praticamente sono andato, mentre andavo lì prima, sono andato sul manuale del contatore della cena, quel PDIS non è potenza dissipata, che io pensavo è potenza disponibile, quindi è giusto che sta a 3.3. Okay. Mentre l'altra è quella istantanea, che è a 1.400 prima di uscire, sulla controllo, che è normalissimo perché abbiamo il frigo e il freezer frigo attaccati, più magari qualche ciutina, no? Quindi 1.400 è giustissimo, ok. Quindi la cosa è ancora peggio, quindi se non è un problema la cena, vuol dire che fa raccolto circuito, o si è rotta la resistenza del coso. Se è corto circuito è un problema perché bisogna chiamare l'elettricista o quello dello scaldabagno, o va cambiato lo scaldabagno, la peggiore delle ipotesi. Io spero che non sia una cosa del genere. Non vuol dire che non scatta perché scatta il contatore, ma perché è rotto qualcosa nello scaldabagno. Ed è una grandissima fregatura perché vuol dire che diventa a chiamare l'elettricista e quindi diventa a pagare la chiamata elettricista più eventualmente cambiare qualcosa. Ciao Ele, le avete prese a Lidl quelle mega piedine? No, Laura, non le abbiamo prese a Lidl. O sì? L'avevamo presa a Lidl con le mega piedine? Sì. Sì, però era una settimana particolare che aveva queste piedine in offerta. Ah, era la settimana XXL, aveva un sacco di cose in offerta XXL e l'abbiamo finita tipo la volta scorsa, dopo più di un mese, e una scatola di bastoncini di pesce, per esempio, che era enorme, cioè c'erano tipo 30 dentro. Leggo un altro commento che è bellissimo di Ma Deutschland. Che scrive, non so perché ma quando parte la sigla per intero mi emoziono, che poi in realtà per intero non la metto da tanto tempo, se volete magari in questo vlog ve la metto per intero all'inizio. Potrebbe saltare la luce da un momento all'altro. Perfetto, non so perché ma quando parte la sigla per intero mi emoziono, come se stessi guardando una serie TV. Ecco, quando guardavo How I Met Your Mother avevo lo stesso effetto, alla sigla mi emozionavo, mi sentivo parte di tutto quel mondo. Mi emoziono a leggere commenti del genere. Poi basta perché, come vi dicevo, ci sono giorni in cui sono particolarmente sensibile e piango per qualsiasi cosa. Quindi, Mouthy Girl, che commenta un sacco di vlog, quindi ciao Mouthy Girl. Ai, che dolore, non voglio immaginare il male che purtroppo conosco bene. Avrei voluto commentare con il coniglietto, ma ho il cellulare rotto. No, dice, non oso immaginare il male, cioè non voglio immaginare il male, ovvero di quello che mi sono fatta ieri. Magari ve lo dico perché poi ieri non ve l'ho spiegato, ma con lo spigolo della finestra che è molto 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 appuntito, praticamente non è che mi ho dato una botta alzandomi, io mi sono alzata pure piano. No, non ve lo voglio dire perché fa troppo senso. Vabbè, saltate tipo 10 secondi se non volete sentire. Però mi sono alzata e poi questo era lo spigolo, mi sono alzata piano e poi mi sono tirata indietro e avete capito, senza che entro nei dettagli, cosa è successo. E è uscito sangue, sì, dalla mia testa. Fantastico! Vabbè, è scattato? Tutto a posto? Ma provo ad attaccarlo. Ok, vai, provo ad attaccarlo. Che cavolo! Com'è possibile che ha rotto lo scaldabagno? Sta saltando. Abbiamo una potenza attiva nell'ultimo minuto della giornata 0.22, il massimo è 3.3, ok? Quindi lo scaldabagno è 1.001, quindi male che va quando lo accendi va a 1.2, cioè può arrivare fino a 3.3.
Quindi vuol dire che questo come lo attacchi, zomba. Si è rotto qualcosa, la resistenza, non lo so. Si è rotto, è un problema. Quanto costa uno scaldabagno? Ad apparecchiare e a preparare per la cena. Ciao, mamma mia ragazzi, quanto si vede? Secondo me almeno, poi non so. Vedo un po'. Guardate quanto sono lunghe queste sopracciglia, le devo un po' tagliare. Poi ci sono zone dove non crescono, ma vabbè. Quanto si vede quando mi faccio la, cioè, la skincare serale? E non ho fatto niente di che, non ho fatto né scrub né maschera. Ho fatto semplicemente il Foreo e poi ho messo la Coco Soft di Hello Body, che è un profumo spaziale. Ma come si chiama di nerino? I tuoi cerali come si chiamano? C'è cosa, ma Coco Soft. Ma questo è Choco Grande, che sono cose che. Hai dei cereali che si chiamano Choco Soft? No, Coco Pop. Coco Pops. Piccolino. Nerino arrabbiatino. So perché se... è strano, come mai? A scaldabagno. Stavolta non arrabbiatina con me. Pure arrabbiatina con te, tu hai rotto a scaldabagno. Non è vero. Comunque. Lo dico pubblicamente. Nicola stasera, per la dieta delle piadine, se ne è mangiate due con la Nutella. Nutella bio. Del Lidl, ma pur sempre Nutella. Comunque, una ragazza su Instagram, una ci ha mandato la foto delle cose fatte in padella con la carta da forno. Cosa erano gli hamburger, no? Hamburger di verdure, credo, erano. Quindi secondo me quello si può chiamare tipo, sai, quando fai le carote alla julienne o fai una cosa alla uomo in camicia. Tipo di cottura. Tipo di cottura alla Nicola, secondo me si può chiamare. Giusto. Alla Nanni. Nanni cottura. Come lo facciamo? Facciamolo alla Nanni. Alla Nanni. Alla Nanni. Tipo, come fai l'hamburger alla Nanni? Alla Nanni, sì, sì, sì. Vabbè, facciamo diventare. Tipo fai un padella e piastre alla Nanni. E alla Nanni. E invece un'altra ragazza ci ha mandato la foto della sua spesa da Lidl per la settimana americana. Ma un sacco di gente mi ha chiesto: ma fino a quanto dura la settimana americana da Lidl? Bla bla bla. Fino alla fine della settimana. Le cose con le cipolle là sono buone. Oh, ci sono piaciute. Non me le faccio vedere se magari vi siete persi quel vlog. E sono queste qui. Ovviamente è ancora praticamente tutto pieno perché ne abbiamo usate. Beh, ne bastano po'. Tutto pieno, non so. Beh, guarda qua, scusa. Beh, abbiamo usato una volta sola. Abbiamo usato una volta sola, certo. Questa prossima settimana dalle piedine è finita. Buonissimo, cioè a me è piaciuto, ne ho usato poco, però croccante, sa subito di cipolla. Comunque io consiglio di fare la settimana delle piadine, massimo una volta a settimana. Perché? Che non è sostenibile, ragazzi. Io non ce la faccio già più queste piadine, meno male che ieri ci ha aiutato Kevin. Ma sai che oggi abbiamo litigato? Come? Io e alcune. Sì, capita. Poi facciamo pace, in questo vlog nei commenti faremo pace. Beh, Nicola non sa perché non ha tempo di guardare il vlog. By the way, adesso andiamo a fare le ninne. Vi diamo un bacino. Finiamo di vedere la quarta puntata di This Is Us. Io pensavo fossero uscite tre, invece sono già quattro. Quindi ci manca l'ultima. E poi facciamo le ninne perché domani è una giornata super intensa. Fatemi sapere delle unghie. E domani che dobbiamo fare? Ah, domani vi porto con me da Lush. Domani giovedì 19 vi porto con me da Lush. Andiamo a trovare i nonni. Quindi metto in carica la macchinetta, così domani vi portiamo con noi tutta la giornata. Buonanotte! Buonanotte.